Consiglio dei Ministri, il dottor Matteo Renzi. Signor Presidente del Senato, senatrici, senatori, la scelta di chiedere il voto di sfiducia oggi sul punto preciso legato alle dinamiche della gestione bancaria denota una scelta politica ben precisa della quale il Governo deve farsi carico. Le opposizioni decidono di porre il tema sul quale portare l'attacco più vibrante al punto di chiedere la mozione di sfiducia proprio sulla questione bancaria e con modalità che ciascuno di voi potrà leggere nelle due mozioni che abbiamo avuto il piacere di osservare e di verificare punto per punto. Noi crediamo nella politica e dunque rispettiamo la politica. Voi non avete scelto di porre la mozione di sfiducia sugli atti più importanti che il Governo ha posto e dire che non sono mancati. Si sarebbe potuto porre la mozione di sfiducia sul fatto che il Governo è arrivato in Parlamento con una legge elettorale, ci sono state anche molte polemiche, ricorderete, e ha scelto di giocare molto su quel tema della legge elettorale, cercando di superare il vulnus che si era creato con la sentenza della Corte Costituzionale. Si sarebbe potuto fare sul mercato del lavoro. Non dimentichiamo che un anno fa di questi tempi circa 1 milione di persone, secondo la ricostruzione della stampa, scendeva nelle piazze contro il governo, contro il Jobs Act, contro la riforma del mercato del lavoro. Si sarebbe potuto fare una mozione di sfiducia sulla misura che più è stata criticata, quella degli 80 euro. Gli 80 euro, la prima misura del governo, in particolar modo allora legata a chi ha un tasso di a un reddito sotto i 1.500 euro netti mensili e che oggi è stata estesa ai carabinieri, ai poliziotti, ai pompieri, ai finanzieri, alle forze militari. Ho sentito l'ex ministro della difesa sostenere qui in aula in questo dibattito che sia stato un errore, addirittura che sia una manovra elettorale, che si sarebbe dovuto ritornare al 2,1. Ho ascoltato il dibattito mentre ero in arrivo e ho notato come questa sia davvero una valutazione che i nostri militari potranno apprezzare, l'ex ministro della difesa che prende la parola su questo. Avremmo potuto ricevere una mozione di sfiducia sulla questione delle tasse, l'abolizione dell'IRAP costo del lavoro, l'abolizione delle tasse sull'agricoltura, l'abolizione dell'IMU e della TASI, anche, perché no, evidenziando una contraddizione tra alcune nostre posizioni del passato e quelle di adesso. Avreste potuto, e vado avanti, ma poi devo farla breve perché voglio andare nel merito, chiederci la sfiducia sugli insegnanti. Quante migliaia di persone sono scese in piazza contro il governo? Che parole sono state usate? Qualcuno ha detto i deportati. Ci sono state anche discussioni tra di noi, qualcuno tra di noi non ha votato la fiducia allora. Eppure 98.000 persone hanno firmato un contratto di assunzione a tempo indeterminato come insegnanti, sanando la ferita del precariato, e un concorso per 63.217 persone è sul punto di essere bandito perché noi per i nostri figli non ci accontentiamo di meno che del meglio. Potrei continuare. Questo governo ha cambiato fin dai primi 3 mesi tutti i vertici delle aziende pubbliche. Ha aspettato la scadenza. Ha cambiato il vertice di Eni, di Enel, di Finmeccanica, di Terna, di Ferrovie, e i sorrisi che sto sentendo in quest'aula da chi fatica ad esercitare la nobile arte dell'udito partendo dal proprio pregiudizio non hanno una concreta corrispondenza rispetto ai risultati di borsa. Stiamo parlando di aziende che hanno affrontato nel silenzio di larga parte dell'opinione pubblica una crisi incredibile. Una cosa è avere il petrolio a 130 dollari per un'azienda che fa oil and gas, e una cosa è averlo a 30 dollari. È il paese che è in ballo, non le singole forze politiche. Su questo si sarebbe potuto affrontare una questione, una mozione di sfiducia. Naturalmente le 48 crisi aziendali, i più 27% sulla cultura, la legge sulla cooperazione internazionale, la responsabilità civile dei magistrati.
Tante sono le motivazioni che avrebbero potuto dare ragione di una mozione di sfiducia. Si è scelto di non parlare di questo. Perché? Perché si prende atto, e io la considero una medaglia al merito, che su queste posizioni, su queste riforme, su questi provvedimenti che anni di palude avevano bloccati, l'Italia ha visto finalmente l'azione di un Parlamento, io non dico di un governo, di un Parlamento capace di mettere la parola fine alle discussioni inutili. E questi provvedimenti non sono più teorie o tweet, sono leggi dello Stato e hanno permesso al Paese di uscire da una situazione di recessione. No, si scelgono le banche. Perché si scelgono le banche? Io entrerò nel merito dei tre provvedimenti che sono contestati dalle due mozioni di sfiducia. Vale a dire il decreto del gennaio 2015 sulle popolari, il decreto del novembre 2015 sulle quattro banche e la legge di stabilità per le ripercussioni che ne sono state, diciamo, sottolineate dal testo, dai testi delle mozioni. Testi delle mozioni, lo dico in particolar modo alla mozione dei senatori della Lega e di Forza Italia, che presenta dei piccoli refusi in termini di date, niente di significativo dal punto di vista della sostanza, ma che casualmente sono esattamente copia e incolla da un articolo di un quotidiano quanto mai lontano dalla vostra storia. Lo dico perché nel riguardare il testo della mozione si viene davvero un grande divertimento nel notare come nel copia e incolla anche gli errori del tutto insignificanti dal punto di vista politico, ma casualmente gli stessi fanno parte di due editoriali del Fatto Quotidiano e della mozione della Lega e di Forza Italia. È un fatto positivo, c'è finalmente dialogo ed è una cosa, abbiamo lavorato per una vita perché si potesse arrivare a un dialogo maggiore anche tra queste parti, magari il copia e incolla la prossima volta controllatelo. Vengo nel merito. Voi pensate, gentili senatori, voi pensate due cose. La prima è che se urlate pensate di essere più credibili a casa, perché uno torna a casa e dice: cosa ho fatto oggi in Senato? Ho urlato, così il Presidente del Consiglio non poteva parlare. Cosa ho fatto? Cosa posso dire a mio figlio? Non ho fatto parlare qualcun altro. Questa è la grande forma democratica che pensate di poter presentare ai vostri figli. Ma voi pensate, seconda di poi, che sia giusto e che sia comprensibile presentare agli italiani una situazione in cui, immaginate, nel mistificare i fatti e nel raccontare che tutto è uguale, che gli italiani si lasciano strumentalizzare da polemiche perché pensate che gli italiani siano meno accorti di quanto voi immaginate. Pensate che siccome gli italiani, a vostro giudizio, non approfondiscono, non studiano, voi pensate che alla fine vi credano. Andiamo nel merito dei tre decreti. Il primo decreto, gennaio 2015, se volete mandare a casa questo governo, perché il governo ha fatto il decreto sulle popolari, fatelo pure. Noi siamo orgogliosi di aver fatto una riforma che da 25 anni il Parlamento avrebbe dovuto fare e che fu tentata l'ultima volta dal ministro del Tesoro Ciampi e dal direttore generale del Tesoro Draghi. Questi sono i dati di fatto. Non c'è alternativa a questa reale constatazione. Quel decreto sulle popolari sarebbe stato, se fosse stato fatto alla fine degli anni 90, come Ciampi e Draghi avevano proposto, se fosse stato fatto allora, in tante parti d'Italia, a cominciare dal nord-est, che è il territorio più forte, che tira di più, avremmo evitato le scene di questi ultimi 15 anni in termini di contiguità tra sistema del credito e politica. Io rivendico a questo governo il fatto di aver portato un limite per mandare le popolari in borsa, perché per me il principio una testa, un voto sul sistema del credito è sbagliato ed è giusto che ci sia mercato, trasparenza e soprattutto è giusto che ci sia quel processo di fusione e aggregazioni che quel decreto ha liberato. Si legge nel testo della mozione di sfiducia che questo decreto imponeva la trasformazione e la quotazione di Etruria.
Vorrei segnalare che di tutte le banche interessate dal decreto di gennaio, l'unica banca che era già quotata era Etruria. No, lo dico per Martesini, capisco che applaude nella sua veste, diciamo, di Arefina, ma perché sia chiaro che su Etruria si sta giocando una partita del tutto comprensibile politicamente, ma totalmente slegata dalla realtà dei fatti. Si fa una battaglia politica che è comprensibile e legittima da parte delle opposizioni per motivi di strumentalizzazione politica alle quali noi siamo assolutamente abituati e che certo non ci fanno paura, ma se c'era per l'appunto l'unica banca, l'unica di tutte quelle che erano interessate, che era già sul mercato, quella era Etruria. Secondo punto, questo è un dato di fatto, nessuno lo può smentire, è un dato di fatto oggettivo che fa chiarezza anche di tante discussioni allucinanti di queste ore. Secondo punto, dico allucinanti perché deve essere chiaro, che ciò che è avvenuto a novembre, secondo punto, non riguarda una singola banca, perché io mi sono segnato gli appunti, dal 1 novembre 2014 al 18 gennaio 2016, scusate, dal 1 novembre 2015, dal 1 novembre 2015 al 18 gennaio 2016, il numero degli articoli che la stampa italiana, libera e indipendente, se Dio vuole, ha dedicato all'immigrazione, tema a mio giudizio di un qualche rilievo nel panorama italiano-europeo, assomma un totale di 1770, numero importante. Il numero degli articoli dedicato non alla vicenda delle banche, ma Banca Etruria, assomma a 1889. Questo perché? Perché si è scelto non di affrontare un grande tema, e cioè come la normativa del bail-in, approvata dai principi dell'Unione Bancaria, sulla quale l'Europa ha fatto un percorso e dal quale qui dentro penso che siano pochi quelli che si possono tirare indietro, chiamare fuori, perché è un percorso che risale a anni, non a mesi, anziché parlare di quella direttiva o del processo di fusione del sistema bancario italiano o della necessità di contenere in modo diverso e considerare in modo diverso i crediti deteriorati, che è un'altra grande discussione, anziché parlare di questo si sta parlando di una delle quattro banche. Perché? Mi sembra del tutto evidente. Si afferma il principio, c'è un conflitto di interesse. Si afferma un principio, c'è stato un favoritismo. Io credo che su questi temi si debba avere il coraggio di guardarsi negli occhi e di dire la verità, perché uno può pensarla come vuole su tutto, ma di fronte all'accusa più infima e meschina che possa esservi, e cioè che c'è un trattamento diverso all'interno di un principio di legge che è quello per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, bisogna avere il coraggio di guardare la realtà. Questo governo, signori del Senato, ha commissariato la Banca Etruria, e come ha fatto con altre banche, senza avere alcun riguardo ai nomi e ai cognomi di chi faceva parte di quel consiglio di amministrazione. Per noi non ci sono gli amici e gli amici degli amici, e la dimostrazione sta nel fatto che l'istituto di Banca d'Italia, anzi Banca d'Italia, non più un istituto, Banca d'Italia ha sanzionato i familiari di un ministro, e sta nel fatto altrettanto evidente e chiaro che non c'è stato neanche un solo avvenimento che possa far parlare qui dentro a qualcuno di un conflitto di interessi, né per il ministro Boschi né per nessun componente del governo. Fate pure la vostra polemica, ma non potete prendere a botte la realtà. La realtà è più grande delle vostre strumentalizzazioni. E lo sapete bene, senatore Romani. Lo sapete bene per un motivo, perché abbiamo la fila dei vostri senatori, dei vostri consiglieri regionali che vengono quasi disperati a dirci: ma com'è possibile intestarsi una battaglia così di retroguardia come quella di chi dice oggi in modo molto esplicito e molto chiaro che questo governo avrebbe un conflitto di interessi? Io non dico la frase che sarebbe semplice, da che pulpito, amici del centrodestra, vi sto dicendo una cosa diversa, prendendovi in parola: non c'è alcun conflitto di interessi in questa vicenda, c'è soltanto il tentativo di aver salvato 1 milione di correntisti, 7.000 stipendi. Se volete mandarci a casa perché abbiamo salvato 1 milione di correntisti e 7.000 stipendi, fatelo, noi non avremmo mai distrutto pezzi di economia per fare una battaglia politica contro il governo.
prima delle vostre beghe di partito c'è l'Italia e dovreste ricordarvelo. Terzo e ultimo punto, la legge di stabilità. La legge di stabilità che contiene una serie di norme. Io, senatore Marin, glielo dico con tutto il rispetto che devo, ma le sue previsioni circa i risultati del prossimo referendum e delle prossime elezioni hanno i connotati di un azzardo. No, perché noi siamo sempre pronti, come posso dirle, a considerare ogni battaglia aperta, la faremo casa per casa. Ma vede, senatore Marin, voi siete divisi. Senatore Marin, siete sempre meno. Oggi i giornali conteranno i no per vedere chi sarà decisivo e chi no. Ma il punto vero è che se contassero i sì, vedrà che non sono meno della volta scorsa, sono sempre meno, perché tra di voi esiste oggettivamente una grande divisione. E le dico da cittadino che quando faceva il sindaco si è preso gli insulti della propria parte politica, perché dicevo che bisogna dialogare con gli avversari e non considerarli nemici, che noi attendiamo pazientemente che nel campo moderato del centrodestra si possa tornare a un linguaggio che non è il linguaggio della contrapposizione ideologica, che in un caso come questo vi porta a dire e a fare delle battaglie senza rendervi conto di che cosa è stato il sistema bancario in questi anni in Italia. E lo dico pensando che voi avete governato il Paese per 3.340 giorni e avete lasciato, mi dispiace dirlo, l'Italia peggio di come l'avete trovata. Noi siamo a 704 giorni di governo, la lasceremo meglio di come l'abbiamo trovata. E do dei numeri chiari perché siano evidenti. La disoccupazione era al 13,2%, oggi è all'11,3%. Era al 13,2% nel febbraio del 2014. 510.000 posti di lavoro, 510.000 posti di lavoro, la fonte non è Poletti, ma è l'INPS, a tempo indeterminato, con i contratti previsti dal Jobs Act. Il 97% di mutui in più. I consumi, lo diceva il senatore Marcucci, che ripartono. Il turismo, che ha avuto al nord-est la stagione più fantastica degli ultimi anni. Ricordo qualche talk show in cui autorevoli esponenti della Lega, anche con qualche ragione, erano preoccupati delle polemiche in corso. Ricordo tra giugno e luglio trasmissioni serali in cui si diceva: con la questione dell'immigrazione nessuno verrà nelle nostre spiagge. La stagione 2015 nel nord-est in particolar modo, ma anche nelle isole, è stata la migliore stagione degli ultimi 20 anni. Io voglio dire questo. Non è certo merito del governo se l'occupazione torna su, se i consumi tornano su, se l'Italia torna a credere nel futuro. Diciamo che siamo soltanto fortunati. Ma nell'essere fortunati, senatore Quagliariello, premesso che sono d'accordo con lei, lei non mi sembra il tipo a cui piace vincere facile, talvolta mi sembra il tipo a cui non piace vincere proprio, trovo davvero allucinante che le considerazioni che ella ha espresso in questa sede vengano da chi in questo Senato ha scelto di creare una rottura dentro il centrodestra per far nascere un governo. Credo che ci siano dei momenti della politica in cui anche il destino delle persone possa essere meno importante del destino di un Paese. E allora a tutti quelli che pensano di andare avanti, e io scommetto con voi che andrete avanti, perché quando si è imboccato quella strada andremo avanti per mesi ancora con queste polemiche, andrete avanti ancora per mesi a controllare le agende dei cugini, dei nipoti, degli zii, andrete avanti ancora ad attaccarvi ad ogni pezzettino di fango che potete recuperare. Ma dovete sapere una cosa, che in questo Paese chi ha sbagliato paga, chi paga non lo decidete voi. Lo decidono i giudici di questo Paese. C'è il primo grado di giudizio, c'è il secondo grado che è l'appello, c'è il terzo che è la Cassazione, il quarto grado non è il blog. Basta dirgli quarto e si emozionano. Il quarto grado non è il blog dell'Illuminato.
tenetevi le vostre polemiche, aggrappatevi al fango, noi pensiamo all'Italia e la lasceremo meglio di come l'abbiamo trovata. Passiamo